Venerdì 18 settembre, sono ormai un'ora tarda. Siamo con mister Valentino, allenatore dell'US Scandale. Mister, quarta amichevole vittoriosa contro il Cotronei di seconda categoria, com'è andata? È una buona partita, abbiamo corso un pochettino, un buon allenamento diciamo. Stiamo cercando di prepararci al meglio per domenica, che arriva una buona squadra, lo Staletti, la neopromossa, quindi vediamo un attimino cosa ci aspetta, però tutto sommato è stato un ottimo allenamento. 4-1, chi ha fatto i gol? Mi sembra Scalise, Borda, Scalise, Palermo. Giuda l'ultimo, perfetto. Le altre amichevoli come sono andate? Le altre amichevoli ne abbiamo fatte una, già le prime due poco bene, però era giusto. Era l'inizio. Così, insomma, era l'inizio, ma oltre che l'inizio stavamo anche lavorando un pochettino, eravamo giustamente un po' pure pesanti. Poi la terza è andata un po' meglio, stasera è andata pure bene, diciamo. Speriamo di essere pronti per domenica. Ha già in mente la formazione che scenderà in campo domenica, ricordiamolo, in casa a Luigi Demme alle 15.30, prima partita di campionato. Sì. Contro lo Staletti. Staletti, abbiamo detto. Diciamo che ancora vediamo, siamo un gruppo ben nutrito, diciamo, siamo 21-22 giocatori, quindi vediamo un attimino chi sta meglio domenica e cerchiamo di fare schierare in campo la migliore formazione. E nuovo under Nicola Raimondo, come lo sta vedendo? È un ragazzo, un 98, un ottimo, innanzitutto è la cosa positiva, che è quello che cerchiamo di fare noi con l'US Scandale, è quello di cercare di portare più gente possibile nel nostro paese, soprattutto i più giovani, a giocare a calcio. Nicola è un esempio di questo, insieme a lui abbiamo anche Alessandro, il portiere che è un Trivieri, che è un 97, che già l'anno scorso è esordito, Marco Garofalo, che è un 97, che anche lui l'anno scorso è esordito. Cerchiamo di dare una possibilità a questi ragazzi di divertirsi, il nostro unico scopo è questo, quello di fare un buon campionato, salvarci, cercare di far divertire più ragazzi possibile. Sesto anno del presidente Marazzita. E invece tu a quanti anni sei con? Stessa cosa, abbiamo preso la società insieme col presidente Marazzita, l'abbiamo presa in terza e poi con un po' di meriti nostri, un po' di fortuna siamo riusciti ad arrivare in prima, questo è il terzo anno che siamo in prima, penso che per noi sia un ottimo risultato, insperato diciamo all'inizio quando abbiamo preso la squadra, però come si suol dire l'appetito viene mangiando, quindi siamo partiti per, come dicevo prima, per fare un progetto non con l'ambizione di arrivare chissà dove, ma un progetto di creare sport, di creare aggregazione, di portare la gente che gioca e chi non gioca anche a vedere calcio, quindi penso che ci stiamo riuscendo, stiamo facendo bene, quindi speriamo di poter far arrivare sempre più gente possibile. A quando lo Scandale in Serie A? Questo penso sia matematicamente impossibile, se non nel fantacalcio. Grazie. Grazie a te.